Inizia bene il campionato del Porto d'Ascoli che a distanza di 15 giorni dal match di Coppa batte di nuovo l'Avezzano grazie a una doppietta nel primo tempo di Verdesi in una gara che non ha avuto praticamente storia. Abruzzesi che non hanno mai tirato nello specchio della porta. Ciampelli sceglie il trio d'attacco Spagna, Verdesi, Battista, mentre Scorsini, alla prima sulla panchina biancoverde, opta per un 4-4-2 con Dos Santos e l'ex Pendenza come punti di riferimento. Partono bene i Riverazzi che già dopo 5 minuti si rendono pericolosi. Angolo di Battista, sponda di D'Alessandro per Sensi che in area piccola mette in porta, ma l'assistente ha la bandierina alzata e l'arbitro annulla. Al 17esimo altra doppia occasione Orange. Battista calcia una punizione, Sensi colpisce di testa col pallone che viene respinto. Arriva Petrini che spara sul fondo. Trascorrono 60 secondi e la gara si sblocca. Lancio di Battista verso Spagna che conclude. Gerbic respinge ma nulla può sul tapino di Verdesi che firma il primo gol della stagione. L'Avezzano si scuote e conquista due punizioni dal limite che non vengono sfruttate né da Zanon né da Dos Santos che calciano sulla barriera. Al 35esimo termina la partita dell'ex Pendenza, costretto ad alzare bandiera bianca. Al 41esimo arriva il raddoppio. Pacchioli e Caparbio a mantenere vivo un pallone in aria. Poi arriva Verdesi che lo recupera prima che superi la linea di fondo. Converge verso il centro e fa partire un diagonale che si infila in rete con l'aiuto del palo. Nella ripresa ritmi si abbassano e il Porto d'Ascoli bada a controllare il gioco. Per vedere la prima azione dobbiamo attendere il 13esimo quando da una punizione di Battista il pallone arriva ad Alessandro che fa sponda di testa per Spagna che ci prova in girata ma il pallone finisce fuori di molto. Al 24esimo il numero 11 Orange si mette in proprio ma Gerbic è attento. Al 31esimo Sensi commette fallo su Pellecchia e il direttore di gara gli estrae il secondo giallo e conseguentemente il rosso. La superiorità numerica però non scuote affatto gli abruzzesi che si rendono pericolosi solo con Pellecchia e poi con Marietti, ma in entrambi i casi il pallone non inquadra lo specchio. Dopo 5 minuti di recupero arriva il fischio finale per una vittoria netta per i Riveraschi che conquistano il terzo successo consecutivo tra campionato e coppa. Per l'Avezzano ci sarà tanto da lavorare per condurre in porto un campionato senza particolari patemi d'animo. La cosa che prima di tutto mi preme fare è ringraziare questa squadra e lo staff perché mi permettono oggi, in una giornata particolare per la mia famiglia, per me, di dedicare questa vittoria a miei figli perché oggi è il loro compleanno e di farlo anche direttamente anche a mia moglie. E questo è l'aspetto personale più importante di questa giornata. E poi c'è la partita che è stata, credo, ben giocata, ben interpretata. È stata una partita che da un punto di vista mentale non era facile perché 15 giorni fa li avevamo battuti e li avevamo battuti anche bene da un punto di vista della prestazione. Cambiato lo staff tecnico, la guida tecnica, cambiato il modo di sistema di gioco, sono rientrati giocatori importanti come Zanon, quindi era una partita che dovevamo interpretare così per poter far bene. Peccato magari averla tenuta più viva anche di quello che il campo a un certo punto ha detto. Peccato per l'espulsione di Matteo che con due falli ci ha costretto a giocare in 10 per l'ultimo quarto d'ora perché sono stati veramente due falli di gioco, però l'interpretazione dell'arbitro è tutta sua e noi ci prendiamo questi tre punti in uno scontro diretto perché anche se è la prima giornata di scontro diretto si tratta, contro una squadra che nel corso del campionato farà punti e noi oggi abbiamo fatto una partita da squadra vera, con intensità, con qualità anche tecnica, ma soprattutto con la voglia di non prendere gol che è stata la caratteristica di questi 2 anni e mezzo e che oggi ho rivisto in maniera importante. La gara l'ha vinta il Porto d'Ascoli e ha fatto un buon primo tempo, non ci sono dubbi. È chiaro che nel calcio, soprattutto a questi livelli, se regali quello che abbiamo fatto noi, abbiamo commesso 2 grosse ingenuità contro l'attacco e i giocatori di qualità che al Porto d'Ascoli in questa categoria non ti perdonano. Ma io più della partita parlerei un attimino della situazione del mio avvento. Sono da pochi giorni sulla panchina dell'Avezzano, non ho la bacchetta magica, ci sono delle problematiche di natura fisica, di natura tecnica, di natura chiaramente quando si eredita un gruppo non costruito dal sottoscritto devo avere
un attimino di tempo per conoscere pregi e difetti di questa squadra.